signore e signori, io ti definirei davvero la regina di Jap TV, perché ti abbiamo incontrata più volte. È tornata qua con noi Viola Valentino. Oh, bentornata, come stai? Come sto? Bene, benissimo. Tutto bene, tutto bene. Abbiamo anche, come spesso accade, Vito in Viola, Vito Romito qua con noi. Bentornato anche a te. Grazie, buonasera, ciao. Ciao, ciao. Allora, è un periodo importantissimo per te. In queste settimane stanno uscendo dei nuovi progetti. Partiamo subito con col parlare di una collaborazione con una cantautrice della quale abbiamo anche parlato, che è Iravox. Il singolo si intitola Senza Limite, questo nuovo singolo, giusto? Ce ne vuoi parlare? So che c'è anche un video. Allora, Iravox, oltre ad essere una brava cantante, è anche un grandissimo genio dei video. Di conseguenza abbiamo stretto questa collaborazione, perché io credo in lei, lei crede in me. Comunque Iravox nell'ultimo periodo è sempre stata nelle classifiche nazionali, anche 32esima nella FIMI, quindi è una cosa importantissima, perché è un'artista estrema, esasperata quasi, che il pubblico ha accettato in un certo modo. Lei mi ha proposto di fare questo Senza Limite con lei, che io l'avrei chiamato La fine di un amore come titolo. Sì, all'inizio di una fine, chiedo scusa. L'inizio di una fine? No, chiedo scusa, no, chiedo scusa, perché all'inizio di una fine c'è stata una diatriba su questo. Comunque lei ha voluto assolutamente chiamarlo Senza Limite. C'è un la canzone è bellissima, verrà trasmessa da tutte le radio, spero. Da lei, da Iravox? Da Iravox e dal suo compagno, okay. Danilo Baiocchi. E niente, che devo dire di quest'artista? È un'artista così poliedrica, così esclusiva, così coinvolgente. Sei felice di partecipare, di collaborare con lei? Felice. Non è più una giovanissima, Iravox ha 30 anni, 35, quindi non parlo di una collaborazione con una giovanissima. È un'artista però che ha tante cose da dare e da dire, da esprimere. E per quanto riguarda la voce, per quanto riguarda la composizione e per quanto riguarda i video, perché i video vengono fatti da lei, quindi noi lavoriamo, abbiamo lavorato sul video, che è bellissimo e lo vedranno tutti, in post-produzione, nel senso noi abbiamo fatto un video dove avevamo un megascreen verde dietro e sotto, e poi dopo lei ha lavorato e ha creato questo duello tra due regine, una bianca e una nera, che giocheranno su questo brano su una scacchiera degli scacchi. Ok, grafico ovviamente, perché è tutto fatto in green screen, la magia del green screen. Ma è bellissimo, è bellissimo. Lo vedremo molto volentieri. A proposito di collaborazioni, tu spesso sul palco sei accompagnata da questo ragazzo qua. È solo colpa mia! E allora? Sì, che vorrei avere sempre con me. Lo so, è una dichiarazione d'amore fondamentalmente. Lo so, ma la useremo molto presto. Bene, ok. Vorrei tanto che lui fosse sempre con me e quando non c'è mi manca. Ti manca, guarda, io vi do l'occasione di fare una cosa, adesso vi spiego. Io ti chiedo una cosa, tu oltre a essere il suo vocalist, insomma... Andiamo che la faccio da palco. Ma no, è una cosa semplice, partecipi spesso sul palco con lei, però sei anche un suo grandissimo fan. Lui conosce la discografia probabilmente meglio di chiunque, la tua discografia meglio di chiunque altro, forse addirittura di te. Possiamo dire? Sicuramente quelli che mi seguono ne sanno molto più di me, perché io sono notoriamente una dimenticona. Viola!
Allora, adesso vi metto un po' alla prova, perché ti chiedo, tra tutte le canzoni della sua discografia, grande discografia, qual è la tua canzone in assoluto preferita? Ma ce ne sono tante, di quelle degli anni Ottanta, che io ho un sogno, che è fare un duetto con lei, sicuramente o Sono Così o Come un cavallo pazzo. Ok. Ah, la discografia nuova, Rose Chanel è molto bella, Se la vi. Se tu avessi la possibilità di cantarla subito con lei. Sono Così. Ok, posso fare la richiesta ufficiale? Ci fate un pezzettino a cappella senza musica di Sono Così? Così, improvvisata? Dai, vai. Allora, venite vicini vicini. Metto il microfono qua. Io spero di ricordarmelo. Lo so, è tutto improvvisato, il bello è questo. Vai. Sono così come mamma mi ha fatto, dopo di me han buttato lo stampo. Sono così, un po' fatta, un po' strega, stare con me vale sempre la pena. Ma se manchi tu, mi sento sola, non ce la faccio, non vivo più, non amo più. Evviva! Un bel applauso! Allora. Che bello, che bello, che bello, bellissimo, davvero, bravi, bravi. Tutto bene? Benissimo. Benissimo. Ok, è il duetto da registrare adesso. Sì, bisogna farlo. Va bene, allora parliamo di invece un altro singolo, Abracadabra. Anche questo è in uscita, insomma, in queste settimane, scritto da un grandissimo autore che è Paolo Limiti, un paroliere straordinario. Mi incuriosisce il titolo. Perché questo titolo? Perché praticamente è una maledizione che una donna lancia al suo uomo, no? Gli dice: tu ti stai comportando così con me e io ti lancio questo maleficio, ma tu fossi come fosse la strega di Biancaneve, e dice che non ti innamorerai mai più, non incontrerai mai più nessuna donna che ti vorrà, e questo è il maleficio. E quindi Abracadabra è questo, perché si racconta questa storia. Praticamente sono delle maledizioni costruttive, se vuoi, perché comunque sono costruttive su una fine che poi dopo c'è perché ti devo raccontare tutto? Ma infatti invitiamo le persone ad ascoltarla su iTunes, acquistarla. Oltretutto c'è anche una frase in francese lunghissima, bellissima, che riempie il testo in un modo incredibile, e poi finisce, sì, con l'abracadabra, un po' rappato, un po' sussurrato, un po'... Okay, cioè, mi ha incuriosito abbastanza, devo dire, e appena possibile... Abracadabra. Tu l'hai già ascoltato? Io ho avuto... ho ascoltato un provino, però ne vale la pena. Ne vale la pena, ok. Abracadabra per tutti. Allora, Abracadabra sarà ovviamente su iTunes, su Spotify, su tutti i vari portali. Acquistate musica legalmente, mi raccomando, ci tengo proprio in prima persona a dirlo. Allora, abbiamo finito. La Speranza, ovviamente. Di te, perché qua... abbiamo fatto tante cose. Allora, La Speranza di rivederci al più presto, ovviamente. Presto, vi diamo appuntamento il 3 luglio a Pizzale. Io, Viola Valentino e Lidia Mingrone. E Giap TV, ovviamente. E Giap TV. Noi ci saremo. Poi anche altre persone che parteciperanno con noi sul palco, vedremo, saranno delle sorprese. 3 luglio. Grazie mille, Viola Valentino. Grazie. 1 luglio è il mio compleanno. Anche il mio. Sono nato il 1 luglio. Anche Dio! Sì. Che bello. Quindi, 1 luglio siete tutti invitati alla nostra festa di compleanno, no? E festeggeremo. E tre festeggiamo. Evviva. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie. Ciao.